John, passami l'acqua. Gassata. Pensavi di passarla liscia? Ma no, qui dobbiamo scrivere la cosa. Chi ha scoperto l'America? Chi ha scoperto l'America? Ehi, chi ha scoperto l'America? L'America? L'America. L'America, non lo so. Non lo sa. Chi ha inventato l'energia elettrica? Oh, chi ha inventato l'energia elettrica? L'energia elettrica, Beh. Non lo so. Chi ha scritto la Divina Commedia? Chi l'ha scritto la Divina Commedia? La Divina Commedia, non lo so. Oh, ma tu niente sai. Perché è successo qualcosa? Sì? Che è successo? E lo chiede a me. Io non sapevo. Quella battuta la devo qualcun altro, non ho capito, anni e anni di lezione, ragazzi, che sono usciti i migliori chef stellati, il limite della battuta a me, non ho capito. Lei fino a mo' ha detto giochi di fesserie, perché lei non può dare dei coltelli a una ragazza alla seconda lezione. Decide lei quando devo dare, decido io, i coltelli vengono dati alla prima lezione, poi vengono, bisogna saperli utilizzare. Che è successo alla ragazza? Ma lei non può dare un coltello in mano a una ragazza che non sa usare la forchetta. Noi veniamo al pronto soccorso, gli andiamo a tutti i 10 lì, no, quasi poverino. Capita, bisogna stare attenti quando si usano i coltelli. Come uno che il proprio mestiere, quella è l'arma del nostro mestiere, i coltelli bisogna saperlo utilizzare. Sì, ma se comunque, io ho dato il coltello, io ho visto anche la ragazza 2 o 3 volte che si metteva a giocare con i coltelli, diciamo la verità. No, se gioca non è colpa mia, scusa. Stai zitta, fa bella la me. Che succede? Cioè, lei non può dire che la ragazza si è messa a giocare, ma lei ce l'ha un po' di tatto. Io sì, e tua sorella non ce l'ha più. Madonna, guarda, mo' quella scarciofa che tiene in testa la devo sgonfiare. Ma tu chiami a qui? Vado a lavorare. La bambina, che ti Salve! Ciao! Collega! Ciao! Ciao! Da poco qui, no? Eh sì, sono 2 giorni che sto qua. 2 giorni? Ah, ma voi due non vi ho mica visto? No. Tu, ma lei t'ha vista te? Ma lascia, tutti i fatti. Diciamole come sta. Voglio dire, tu non sei pugliese, no? No, sono toscano. Ah, toscano. Toscano, E da dove vieni? Scandicci. Da dove vieni? Scandicci. Da dove vieni? Scandicci. Da dove vieni? Scandicci. Maresciallo. Mia moglie è uscita stamattina presto. Sarà state 8:30. È uscita per comprare il pane. Sono quasi le 2 e ancora si deve ritirare. Stai calmo. Che calmo e calmo? Io ho fame! Che vuole nell'otto? Così che fa? A questo... pure noi abbiamo fame. Calmo. Dove sei? Dov'è il mio principe azzurro? Sono qui! Sul mio cavallo bianco! Scusi, non le farà male mangiare tutte quelle mandorle? Mio nonno ha vissuto fino all'età di 95 anni. Ma anche lui mangiava tutte quelle mandorle? No, si faceva i cazzi suoi. Ha ha ha!
Madonna, che succede? Che succede? Ciao, piangere bambino. In mezzo alla strada, perché piangi? Quale problema incombe? Don Dino, non so più che pesci prendere. Quante volte è successo a me? E che hai fatto? Ho comprato la porchetta. Oh, l'alternativa quella è. E la macelleria poi chiude, poi piange ancora di più.